Meno male che il gatto con gli stivali 2 è uscito l'anno scorso, mi sembra di ricordare, e quindi non devo avere una battaglia interiore sul quale sia stato il miglior film d'animazione di quest'anno, perché comunque probabilmente avrebbe vinto Spider-Man Across the Spider-Verse. E penso tranquillamente, siamo a metà dell'anno, è un po' presto, però penso tranquillamente che potrebbe anche accreditarsi il titolo di miglior film dell'anno. Però per questo giudizio voglio aspettare ancora qualche settimana perché, insomma, deve uscire Barbie. Non credevo che sarebbero riusciti a fare meglio di Into the Spider-Verse, che per me è un capolavoro incredibile, penso sia il mio cinecomic preferito, indubbiamente il mio film preferito di Spider-Man fra tutti quanti, eppure, porca miseria, ce l'hanno fatta, perché questo film è la perfezione per quel che mi riguarda e non è una cosa che dico con molta tranquillità di solito. Sapete che tendo a essere molto, molto critico, a lamentarmi di un sacco di cose, però qui non ho potuto fare a meno che alzarmi e applaudire. Come al solito, questa recensione sarà senza spoiler nella prima parte e poi andremo nel dettaglio perché ci sono tante cose di cui voglio parlare e anzi mi rode quasi non poterne parlare fin da subito, però mi rendo conto che molti di voi ancora non l'hanno visto, magari si stanno chiedendo, stanno guardando questo video apposta per capire se valga la pena andare a vederlo. Assolutamente sì, andate a vedere sto maledetto film, ovviamente recuperatevi il primo perché è un sequel diretto e non avrebbe molto senso, ma vi aspetta veramente, veramente qualcosa di spettacolare. Mi aspettavo che questo film riprendesse direttamente da dove si era interrotto il precedente, ovvero con questa finestra temporale tra i multiversi che si apre con Gwen che ritorna da Miles. Invece, devo dire che il film parte un attimo prima per introdurti al meglio la storia di Gwen e farti capire come Gwen è arrivata a quel momento. I primi 20 minuti del film sono incentrati su di lei e in realtà Gwen è una ottima coprotagonista perché molto della storia si incentra su di lei anche al di fuori del suo rapporto con Miles, perché è un personaggio a parte e questa cosa funziona molto molto bene. Inoltre, credo che ci sia stato qualche problema tecnico di mixaggio dell'audio. Non so, ditemi com'è stato per voi che l'avete visto al cinema, ma da me in sala all'inizio non si sentiva una ceppa. L'audio dei dialoghi era veramente, veramente tanto basso. Pensavo fosse una cosa del mio cinema che avevano sbagliato, ma leggendo i commenti su Reddit, molti sono lamentati della stessa cosa. Poi, dopo tipo 20, mezzo, 20-30 minuti si è aggiustato. Però all'inizio, Dio mio, se credo che qualche dialogo me lo sono pure perso. Quindi ditemi se anche voi avete visto questa cosa. Riprendendo il discorso di prima, la storia comincia appunto con Gwen ed è già interessante vedere come il suo mondo sia sì simile, ma diverso da quello di Miles. Per il semplice fatto che una grande differenza che sfrutta appieno il medium dell'animazione è proprio quello della direzione artistica. Il mondo di Gwen è molto simile, cioè non ci sono robe super particolari, ma ha una tecnica che si avvicina molto di più all'acquerello, per dire. E questa cosa funziona tantissimo perché le luci e gli ambienti e le tonalità tendono a cambiare in base a quello che succede, in base soprattutto quasi alle emozioni di Gwen. Una cosa molto particolare che però rende quel mondo unico nel suo essere un mondo diverso. E questa è la più grande forza di questo film. Questo è finalmente il multiverso fatto come Dio comanda e non come quella merda della Marvel, nel senso di quello che abbiamo visto per esempio in Doctor Strange 2, che come sapete a me Doctor Strange into the Multiverse of Madness è piaciuto nel complesso, ma il mio cavillo più grande, la mia critica più grande è sempre stato che il multiverso non sembrava un multiverso. Se il primo film prendeva appunto il concetto di portare gli Spider-Man degli altri universi dentro quello di Miles, qui succede l'inverso opposto, ovvero Miles che viaggia, come si può intuire anche dal titolo, negli altri multiversi e sono tutti uno più bello dell'altro, sono uno più particolare dell'altro e non si limitano soltanto a passi con il rosso anziché con il verde, ma c'è uno stile artistico e grafico che appunto ti viene permesso dal fatto che questo è un film animato che è qualcosa di fantastico. Ora non voglio spoilerarvi quello che succede, ma per l'appunto Miles ha una certa finisce in questo multiverso, comincia a viaggiare tramite questi multiversi e a entrare in contatto con le altre Spider persone, che sono veramente veramente tantissime. Tralasciando, come abbiamo visto anche dal trailer, il momento in cui si ritrova in questa Spider Society, chiamiamola così, non voglio farvi altri spoiler, dove sono veramente, dove lui è circondato da migliaia di altri Spider-Man, anche gli altri che incontra durante il suo cammino sono ben
variegati e soprattutto anche ben caratterizzati, nei limiti di quello che ovviamente è il loro screen time abbastanza limitato. E la cosa più interessante per me è stato notare quanto comunque siano diversi questi personaggi, perché pur trattandosi di varianti dello stesso Spider-Man, cioè dello stesso supereroe, ognuno faceva le cose a modo suo, in maniera talmente diversa da diventare un personaggio a parte. Che ne so, lo Spider-Man indiano, chiamiamolo così perché non saprei come altro definirlo, che usava delle ragnatele legate ai suoi bracciali che poi diventavano anche quel gioco che non mi ricordo come si chiama, Devil's qualcosa. Sapete quel gioco con le bacchette dove c'hai tipo una clessidra di legno che devi far non so come cazzo si chiama, questa roba qua che vi ho messo qui, non so, che ne so, Spider-Punk che gira con la sua chitarra e fa tutte cose pazzesche. Spider-Punk è un personaggio della Madonna, penso sia stato il mio personaggio preferito di tutto il film. È interessante vedere questo britannico anarchico degli anni 60, perché più o meno a quel periodo che si ispira, tipo ai Sex Pistols, quella roba lì. È molto interessante e super gnocco, cioè non avrei mai pensato che il personaggio in generale più gnocco di tutto sto cazzo di film sarebbe stato Spider-Punk. Non siamo tutti vulnerabili davanti ad un bad boy con problemi. E quando li vedi interagire tutti quanti, ci sono alcune sequenze dove vari Spider-Man collaborano, è veramente una gioia, anche proprio perché essendo che poi ci sono altri Spider-Man che vanno in altri universi, vedi il loro stile diverso. Per esempio, Spider-Punk la sua chitarra è sempre circondata quasi da questa aura da cartonato, non saprei come definirla, cioè ci sono dei termini grafici che mi sfuggono adesso, ed è una cosa super particolare, e li vedi che certi Spider-Man magari sono un po' più disegnati in tecnica tradizionale, altri sono molto più 3D come se fossero dei render, altri sono degli effettivi render perché ci sono magari personaggi anche dai videogiochi di Spider-Man. Inutile dire che questo film è infarcito di easter egg in una maniera impressionante, al punto che sono convinto che una buona metà me li sono persi, perché ci sono easter egg evidenti, ci sono easter egg che sono delle gag visive negli altri universi, che magari c'è un cartellone pubblicitario che si vede per 2 secondi dove però c'è una battuta che se hai letto quel particolare fumetto di Spider-Man puoi capire, altrimenti no. Però sono tantissimi easter egg che sono sempre ben caratterizzati e non mi sono sembrati forzati come era stato per esempio in Super Mario, perché anche Super Mario ovviamente era pieno di streghe citazioni ai giochi e all'universo di Mario, ma molti di questi non erano in alcun modo inseriti in maniera naturale, genuina nella storia o nel mondo, ma venivano buttati lì giusto per farti dire ah guarda, riconosco quella cosa da quel gioco o da quel prodotto. Qui invece ogni easter egg ha un suo senso logico ed è una cosa fantastica, proprio perché diventa quasi un gioco, e anzi vorrei andare a rivederlo già adesso soltanto per poter cogliere ogni singola sfumatura. Al centro della trama c'è un concetto fondamentale a tutti gli Spider-Man, che è quello del destino. Si parla molto del fatto che, questo si capiva un po' anche dai trailer, a tutti gli Spider-Man attende un po' lo stesso destino. Ci sono dei momenti chiave nella vita di ogni Spider-persona, come la morte di Zio Ben, per dire, che devono per forza di cose avvenire, perché fa parte della crescita del personaggio ed è necessario che questa cosa avvenga perché la storia di quella Spider-persona possa continuare. E su questo argomento si discute moltissimo, lo si fa in maniera molto interessante, non vi dirò altro per non fare spoiler, ed è un concetto che mi è piaciuto molto. Perché? Perché alla fine è andato a riprendere quello che è sempre stato un po' il problema più grande, ovvero che con così tanti Spider-Man, perché abbiamo visto veramente tantissime versioni, già solo in live action ne abbiamo 3, con così tanti Spider-Man c'è sempre stata la cosa delle storie che si ripetevano, la battuta del ma quante volte dovremmo vedere Zio Ben morire, e qui hanno preso questo concetto e l'hanno messo al centro della trama e ci hanno sviluppato tutta una saga attorno, e il modo in cui l'hanno fatto mi è piaciuto tanto. Mai però quanto mi è piaciuto il villain di questo film, perché il villain, l'antagonista di questo film, ha un'ottima evoluzione al pari dei personaggi. Spot, quando ti viene presentato, sembra un po' un coglione, e lo è per certi versi, e le interazioni all'inizio tra Miles e Spot sono molto divertenti, anche perché si capisce che lui sia un po' un coglione, ma si capisce anche che il suo potere, quello di appunto di aprire questi
squarci nella realtà, nel senso che apre proprio dei portali con le sue macchie che sono interconnessi. È un potere molto forte, molto fastidioso. Cioè, questa è la questione. Ti viene fatto capire da Miles che cerca di sconfiggerlo fin dall'inizio del film, che è un potere fastidioso, non è incredibilmente potente ai livelli di Thanos, insomma, è solo una rottura di scatole, perché magari c'è Miles che cerca di dargli il cazzotto, però il cazzotto attraversa un buco e sbuca dall'altra parte, ed è frustrante. E questo concetto te lo spingono molto bene, ma questo personaggio viene costruito, il villain viene costruito nel corso della storia, e quando arrivi alla fine è un personaggio completamente diverso da quello da cui sei partito. E questa è un'ottima cosa, perché è un villain che mi è piaciuto, che mi ha incuriosito, e mentre andavo verso la fine del film non volevo arrivare alla scena dove Miles l'avrebbe sconfitto o meno, ma volevo vedere quale sarebbe stata la sua storia, come sarebbe continuata, perché ormai ero coinvolto anche con il villain. E questa, secondo me, dovrebbe essere la base, un po' di tutte le storie, ma soprattutto dei cinecomic, dove la dinamica tra eroe e supercattivo è fondamentale. Sul lato tecnico, cioè, mi sembra anche inutile parlarne, è veramente stupendo. Tutti questi stili diversi, le animazioni, anche se secondo me in certi punti c'è da dire che forse l'hanno spinta un pelino troppo, ci sono state un paio di sequenze dove c'erano talmente tante cose che succedevano che forse diventava un pelino caotico da seguire, però è veramente un cercare il pelo nell'uovo, perché per il resto si tratta di un'animazione così bella, non solo a livello di animazioni fluide, ma anche a livello proprio di cartoline. Cosa intendo dire? Ci sono veramente tanti momenti in questo film, tante scene che sono le classiche scene che dici: voglio farci un wallpaper da avere come sfondo per il computer, perché sono talmente belle che potrebbero essere dei quadri. La scena che si era vista anche nel trailer di Miles e Gwen che sono seduti a testa in giù mentre guardano lo skyline di New York. È stupenda, c'è una poetica nel tutto, nei loro movimenti, nel modo in cui ci sono tante inquadrature dove loro sono piccolissimi in un angolo che osservano questa città gigantesca che vive, che sono stupendi, mi vengono i brividi soltanto a riparlarne per ricordare le emozioni che ho provato. La musica, ancora una volta, gioca un ruolo fondamentale, intere sequenze sono costruite intorno alla colonna sonora, che è ancora una volta ottima non solo nella colonna sonora originale, nei temi che sono stati composti, ma anche nella scelta delle canzoni. Anche se c'è da dire, forse questa è una cosa che dico per questione di nostalgia, nel senso che ormai il primo film è diventato molto iconico e molte delle sequenze sono diventate molto iconiche e anche questo film deve avere il tempo di farlo. Però devo dire che non ho sentito nessuna scena così forte come il primo salto di Miles Morales nel primo film. Ricordate appunto quando lui correva sul palazzo e saltava nel vuoto e c'era la scena di lui a testa in giù, cioè più o meno questa che vedete qua nello screensaver. E quella è stata una scena super iconica con la musica e tutto, così come anche la intro con Sunflower. Non sento di aver visto qualcosa di così che possa diventare così iconico anche in questo film. Questa è forse una delle poche critiche. È una critica stupida, però una delle poche critiche che ho visto. Poi magari rivedendolo fra 3 mesi cambierò idea. Ma voglio insistere sul fatto che mi devo veramente aggrappare agli specchi per riuscire a trovare dei punti deboli in questo film. Perché sono cazzate alla fine, cioè nessuna di queste cose secondo me toglie nulla a questo film che scorre da Dio, cioè veramente è un film che io avrei guardato tranquillamente per 5 ore, perché quando ero arrivato alla fine non mi ero neanche accorto che erano già passate quelle 2 ore, non so quanto dura, 2 ore. Non so neanche quanto duri, non ci ho neanche fatto caso, sono entrato, sono uscito felice come un bambino e non ci ho fatto caso. Ma c'è un problema che è una cosa che dovete aspettarvi e ve lo dico, è una parte 1. Ricordatevi di questa cosa, è una parte 1. Ho visto un bel po' di persone stupite da questa cosa perché non lo sapevano, perché non è scritto da nessuna parte nelle locandine, da quel che ricordo, ma questa è la parte 1 di un film. E infatti il film finisce a metà. Perché? Perché la parte 1. E tenete questa cosa a mente, perché ho visto veramente un sacco, anche in sala si è sentito un generale senso di disappunto quando si è arrivato alla fine, c'è stato quel to be continued, la storia continua, non mi ricordo cosa c'era scritto, e le persone sono rimaste parecchio deluse da questa cosa perché molti non sapevano che questa era una parte 1. E ricordatevi sempre che c'è una differenza tra, che ne so,
fare due film separati, fare il primo e il secondo, e fare un film diviso in due parti, perché manca di un'effettiva conclusione. Secondo me, e lo vedrete, questa è la mia impressione, la conclusione di questo film avviene più per Gwen, per la sua storia, che per quella di Miles. Quella di Miles è molto più aperta, mentre forse per quella di Gwen io ci ho visto una conclusione un po' più degna del suo arco in questo film, per poi avere spazio tutto il resto nell'ultimo film, nella seconda parte che dovrà chiudere questa trilogia. E in realtà credo che questo sia tutto quello che posso dire senza fare spoiler, perché tutto il resto, cioè, bisogna parlare di quello che tratta questo film, e forse già così vi ho detto troppo. Quindi la chiudo qui per la parte senza spoiler. Lo so che è poco, ragazzi, ma appunto nel momento in cui vedrete il film capite che molte delle cose di cui voglio parlare vi rovinerebbero questa esperienza. Quindi, se non l'avete ancora visto, ragazzi, vi prego, andate a vederlo. È una bomba, vi divertirete un sacco, vi emozionerete un sacco, è incredibile. Per tutti gli altri, andiamo ora in territorio spoiler. Vi sconsiglio di continuare se non avete ancora visto il film e cominciamo a parlare di tutte le altre cose. A partire dalla trama, come dicevo, a me questo concetto di dei punti chiave, momenti canonici mi sembra che l'abbiano chiamati all'interno del film, nel fatto che ogni Spider-Person ha quei momenti che devono succedere e non possono cambiare, mi è piaciuto un sacco, anche per il fatto che entra in gioco questo elemento di Miles che quando è nel mondo indiano, scusate, non mi ricordo come si chiama, però sì, alla fine il mondo indiano, penso che possa definirlo tale, non è sbagliato, interferisce con quello che sta succedendo e questo causa delle grosse ripercussioni. E mi ha anche fatto riflettere molto e penso che forse questa è una cosa che può succedere. Cioè, credo che il senso, poi vedremo se avrò ragione o meno, il senso potrebbe essere che Miles forse è l'unica persona che può interagire con gli eventi canonici, può cambiargli il corso degli eventi canonici e che questo alla fine vada bene, perché sì, qui ha causato dei casini, però in realtà Spot era già partito da prima, cioè tutto il casino è partito nel momento in cui Spot ha cominciato a fare danni. Non è detto per forza che i casini siano collegati a quello che ha fatto Miles, voglio vedere un po' come si svilupperà questa questione, però ho questa mezza teoria che Miles sia l'unico fra le Spider persone che possa cambiare gli eventi. Ecco, Spot per me è stata una delle cose migliori in assoluto, cioè tu mi prendi questo personaggio che all'inizio è un coglione, tra l'altro retconnando più o meno, però facendo questo callback incredibile al fatto che lui era il tizio che Miles nel primo film aveva colpito con il bagel in testa e poi da questo è arrivato a diventare tipo il villain più interessante del multiverso, cosa? Ma è stato bello vedere la sua evoluzione, perché parte fin da subito come un personaggio simpatico, perché ti fa simpatia. Vedi che è un po' questo ladruncolo che non ha molta esperienza, che scherza, fa le battutine, un po' scemino così. È quel personaggio adorkable, cioè un po' dork, stupido, ma anche adorabile. E poi lo vedi che nel corso della storia decide di volersi potenziare per essenzialmente avere la sua vendetta su Miles per il fatto che ha perso tutto per colpa di Miles. E poi man mano che va avanti arriva a diventare questa cosa super inquietante, questa minaccia multiversale che sembra pronta a distruggere ogni cosa. E cazzo, ero coinvolto! Non vedevo l'ora di vedere lui che distruggeva tutto e anzi non vedo l'ora che questa cosa succeda perché è una figata! Ed è anche una figata perché è tanto di nuovo legato al concetto del destino. Il destino è al centro di questa trama, di questa storyline, perché appunto tutto questo, la sua nascita e ogni singola cosa si deve a quello che ha fatto Miles nel primo film. Ed è soprattutto molto interessante quando alla fine Miles cerca di tornare indietro, ma si ritrova sulla Terra 42, non sulla sua Terra, dove appunto scopriamo che Miles lì in realtà è diventato Prowler. E questo è stato un bel plot twist più o meno, perché io l'avevo abbastanza capito, cioè nel senso, se ci prestate attenzione, quando la macchina lo comincia a avvia la sequenza di teletrasporto e gli analizza il DNA, viene scritto che riconosce che il suo DNA appartiene alla Terra 42, quindi questa cosa si capiva abbastanza. E poi nel momento in cui lui dice a sua madre io sono Spider-Man e lei dice non ho idea di chi è Spider-Man, lì avevo subito capito che, cioè lì ho avuto la conferma che fosse capitato in un altro universo, senza contare che c'erano dei piccoli dettagli come la luce e lo stile che erano completamente diversi, cioè completamente no, ma leggermente diversi, il fatto che la maglia fosse tipo viola anziché rossa per avere i colori di Prowler anziché quelli di Spider-Man, tanti piccoli dettagli che però ti facevano capire che qualcosa di storto stava succedendo.
Ed è molto figo, sì, era scontato che lui fosse Prowler, perché vedi suo zio Aaron e qualcun altro che lo attacca nella tuta di Prowler, quindi capisci che non poteva essere lui. Quando ho visto l'altro Prowler ho detto, ah ok, quindi in questo universo Miles Morales è diventato Prowler, perché non è morto suo zio, ma è morto suo padre e le cose sono andate diversamente. E questo soprattutto ti porta a chiedere se le cose fossero andate allo stesso modo anche nell'universo originale di Miles, se Miles non avesse ucciso Spider-Man, perché alla fine lo Spider-Man dell'universo di Miles è morto per causa sua, perché l'ha tipo distratto. Come sarebbero andate le cose? Probabilmente no, perché nell'altro universo non esiste uno Spider-Man, quindi non lo so, cioè ci sono tanti discorsi da fare a riguardo sull'importanza di tutto ciò, e secondo me è stato un ottimo cliffhanger su cui concludere il film, cioè lui che rimane intrappolato nell'altra dimensione con Prowler che l'ha catturato. E per questo che dicevo prima che alla fine Miles non ha una vera e propria conclusione in questo film, perché la sua conclusione arriverà alla fine della trilogia. Quella ad avere una conclusione è stata Gwen, perché alla fine sistema le cose con suo padre e quella è stata la sua conclusione, e probabilmente anche per questo che probabilmente nel prossimo film morirà. Cioè, non lo so, io voglio che Gwen sopravviva perché il senso della storia è che Gwen deve morire, tecnicamente parlando, perché Gwen Stacy, la Gwen Stacy di Peter Parker deve morire. Però lui non è Peter Parker, lui è Miles Morales. E Gwen Stacy proviene da un universo dove è morto Peter Parker. Quindi cosa significa? Che possono coesistere? O il senso di tutta questa trama è che ognuno deve stare nel proprio universo e non potranno mai vivere nello stesso? Cioè, ci sono un sacco di quesiti rimasti aperti, perché bisogna capire dove vogliono portare la storia, ma per me questa è una cosa fantastica. Volevo parlare di un'altra cosa molto importante, ovvero tutti i camei che ci sono stati. No, non me ne frega un cazzo di Tobey Maguire, non me ne frega un cazzo di Andrew Garfield, c'era Lego Spider-Man, io avrei voluto vedere più di Lego Spider-Man, anche perché, non so, a me ha fatto morire che gli abbiano detto al telefono quando l'hanno chiamato, tu sei il migliore, cioè il migliore fra tutti gli Spider-Man è Lego Spider-Man, ed è così che deve essere. Inoltre è molto figo notare come l'unica costante in tutti gli universi di Spider-Man è che J. Jonah Jameson è sempre interpretato da J.K. Simmons, cioè è sempre lui, questa è una cosa che io adoro. E anche per questo che dico che questo è il modo esatto di fare il multiverso. Qui effettivamente hanno mostrato tutti gli Spider-Man. Ti hanno fatto vedere Lego Spider-Man, ti ha fatto vedere gli Spider-Man dei cartoni. Oddio, credo che mancasse quello del cartone classico di Spider-Man, quello del 96, tipo. Non mi sembra di averlo visto. Grave mancanza, lo voglio, uno dei migliori Spider-Man. Però c'erano lo Spider-Man di Tobey Maguire e di Andrew Garfield, per quanto ce li abbiano mostrati soltanto con tipo dei video. Ma va anche nell'universo di Venom, perché c'era Miss Chang, mi sembra che si chiamasse, la cassiera del combini, del Bangla, non so come si chiamano. Si chiamano bodegas a New York, quei negozietti. E c'era lei, ma soprattutto c'era Danny Glover. C'era Danny Glover che interpretava Prowler qui. Che cazzo significa questa cosa? Compariva anche nel primo Spider-Man Homecoming, quello di Tom Holland, quando appunto veniva catturato da Spider-Man, e lui diceva quella frase sul fatto che aveva un nipote che viveva in quel quartiere, quindi probabilmente faceva riferimento a Miles, a che vuol dire che lui è Aaron e quindi diventerà Prowler, e ne abbiamo avuto la conferma. Ma questo cosa significa? Significa che quindi in Spider-Man 4, nello Spider-Man 4 di Tom Holland dell'MCU, vedremo Glover nei panni di Prowler, o era un'altra variante, qualcosa di simile, perché mi sembra strano, cioè penso che ci abbiano un po' sottolineata questa cosa. Anche perché, ora vi dico un'altra cosa molto importante di questo film, a cui forse molti non hanno prestato attenzione, ma c'è stata molta collaborazione tra Sony e Disney. Cosa intendo dire? Vi ricordo che al momento Spider-Man c'è questa storia un po' strana a livello di diritti, perché Spider-Man appartiene a Sony. Disney c'ha dei contratti, tutto quanto, c'hanno delle collaborazioni per cui possono includere lo Spider-Man di Tom Holland anche negli altri progetti tipo gli Avengers. Però in questi ultimi anni, anzi proprio nell'ultimo anno direi, abbiamo visto molto l'intrecciarsi di questi diritti, perché in Quantumania hanno nominato Spider-Man, ed è stato penso la prima volta che, cioè è stata una delle rare volte in cui Spider-Man è stato nominato in qualcosa che non c'entrasse direttamente con lui, il che vuol dire che Sony ha concesso i diritti
alla Disney, alla Marvel, di nominare Spider-Man in quel film. Allo stesso modo, qui abbiamo avuto altri elementi degli altri film, per esempio hanno nominato Doctor Strange, hanno nominato quello che è successo in Homecoming, quando Doctor Strange ha fatto l'incantesimo. Quindi hanno avuto i diritti per fare questa cosa. Perché dico che è importante questa cosa? Perché significa che probabilmente in futuro questa collaborazione tra Sony e Disney ci porterà a intrecciare maggiormente questi ruoli. E quello che vi dico è che io mi aspetto seriamente un cameo dello Spider-Man di Tom Holland nella terza parte di questo film, nel finale conclusivo di Across the Spider-Man. Quel cazzo sarà Into the Spider-Across e non mi ricordo come si chiama il terzo, scusatemi. Io sono molto sicuro che questa cosa arrivi, perché questo continuo intrecciarsi dei diritti mi porta a pensare questo. E mi porta a pensare che magari potremmo anche vedere, vabbè, oddio, Miles Morales animato, non so se lo vedremo mai nell'MCU, però si potrebbe puntare in quella direzione in qualche modo. Ed è un'ottima cosa, perché è così che mi intrecci questo senso di multiverso. Un altro easter egg che ho apprezzato era il compagno di stanza di Miles che giocava a Spider-Man sulla PlayStation. Che tra l'altro non era Spider-Man 1, quello era già Spider-Man 2, perché se fate attenzione la mappa e l'HUD è quella del nuovo Spider-Man, e soprattutto mi sembra che nei titoli di coda vengano citati i diritti di Spider-Man 2, quindi lì è già arrivato Spider-Man 2, noi stronzi dobbiamo aspettare quest'autunno, mannaggia. Una cosa che mi ha un po' stupito è che non abbiamo visto Venom in questo film. Non so se anche qui è per una questione di diritti, che non l'abbiamo visto, o se perché è un periodo buio della storia di Spider-Man, quindi qui abbiamo visto tutti gli Spider-Man al loro apice e in teoria si sono liberati di Venom, però non so, io non ricordo di aver visto niente di Venom in questo film e ricordo soltanto che questa cosa appunto mi aveva un po' stupito. Ah, e sempre tornando al concetto di prima, ho detto di Sony e Disney che si intrecciano, c'è un altro elemento molto importante. Quando viene presentata la rete della vita, mi sembra l'avessero chiamata, comunque lo Spider-Verse, noi lo chiamiamo così, loro lo chiamano in un altro modo, e la stessa rappresentazione grafica del multiverso che c'era anche nell'MCU, che c'era in Loki, esattamente lo stesso, che c'era in Endgame quando spiegavano la questione, quando c'era l'antico che spiegava a Hulk come si dividono le linee temporali e tutto quanto, era la stessa cosa che veniva trattata anche, mi sembra, in Quantumania. Dico mi sembra perché ci ho visto Quantumania e il mio cervello ha proprio fatto proprio, sai quando cancelli tutto. E ancora una volta appunto vuol dire che è tutto interconnesso. E cazzo, finalmente, direi finalmente, quello che continuo a dire, io da tutta questa dovrebbe essere, nell'MCU, quella che stiamo vivendo adesso, dovrebbe essere la saga del multiverso. Io sto cazzo di multiverso non l'ho visto un minimo, ce l'hanno mostrato di più loro in mezz'ora di un film standalone, no, ma comunque separato, che l'MCU in tutta questa fase, quindi beh. E arriviamo a parlare di Miguel O'Hara, non ho voluto trattarlo più di tanto perché, boh, qualsiasi cosa che avrei detto penso che sarebbe stato un po' spoiler, perché un po' si capiva dal trailer, però vediamo che qui è abbastanza incazzato. A parte che è molto figo come concetto che sia uno Spider-Man futuristico, che è anche un vampiro e tutte queste cose qui, ma è stato molto interessante perché si capiva già un po' dal trailer che lui sarebbe in qualche modo stato un villain. Io pensavo che lui sarebbe stato il villain finale che in tutto quanto, e probabilmente avrà un po' questo ruolo di personaggio a metà, un po' grigio, un po' villain, un po' alleato in mezzo a tutta questa storia, però qua si capisce che è andato un po' oltre. A me qui ha dato molto delle vibes da buono caotico, cioè che lui è talmente fissato con quello che deve fare per salvare questo multiverso, per farlo funzionare come si deve ed evitare le anomalie, al punto veramente che proprio t'ammazzava pure Miles Morales o comunque stava cercando di catturarlo. E anche il discorso che Miles fa alla fine, quando poco prima di scappare, che dice che dal loro punto di vista loro non sono i buoni ma sono i cattivi, ha perfettamente senso. E quella scena dove tutti gli Spider-Man lo inseguono penso che sia la più figa del film, cioè una sequenza adrenalinica davvero fighissima. È bello vedere come lui interagisce con tutti questi, salta, cioè cerca di schivarli, la scena su quella specie di treno che va verso le stelle, non so che cazzo fosse, è stupenda. Anche, soprattutto, io ho apprezzato, ve l'ho detto, il mio personaggio preferito è stato Spider-Punk.
mi è piaciuta la sua caoticità. Cioè, lui non è né, a me lui non sembra né buono né cattivo, nel senso che lui non è che gliene frega più di tanto, è proprio il concetto del lui è fissato con andare anzi contro le regole, e lui è fissato con il caos. Anche nel momento in cui vede tutti i suoi alleati che catturano Miles, gli consiglia comunque di usare i palmi delle mani per liberarsi dalla gabbia, perché a lui interessa il caos, lui vuole vedere questa cosa, perché per lui sa che questa sarà una cosa divertente, e probabilmente in fondo sa che stanno facendo la cosa sbagliata e vuole comunque stare dalla parte della giustizia, perché probabilmente è ossessionato da questa cosa. Però in maniera completamente diversa da come Miguel ne è ossessionato. E anzi, io spero di vedere molto di più Miguel nella seconda parte, perché qui ce l'hanno presentato, ce l'hanno introdotto molto bene, ci siamo fatti un'idea molto chiara di che personaggio sia, ma voglio vedere di più di lui. E questo vale anche per gli altri. A me è piaciuto che nel finale del film abbiamo visto che ritorneranno le Spider persone del primo film, come Spider-Pork, Spider-Man Noir e tutti gli altri, ma che siano stati inglobati anche quelli nuovi, come lo Spider-Man indiano, scusa, continuo a chiamarlo così perché non mi ricordo il suo nome, pardon, e lo Spider-Man appunto... Spider-Punk, grazie. Troppi Spider in questo film. E penso che questo sia tutto, qualsiasi altra cosa sarebbe perdersi in fanboismi abbastanza inutili per quanto divertenti. Mi è piaciuto tutto di questo film, è stato divertente, emozionante, bellissimo da vedere, interessante da seguire per la trama, e non vedo l'ora che esca il sequel. E anche se la seconda parte, terzo film della trilogia, riuscirà a mantenere lo stesso livello di qualità, ragazzi, ci ritroveremo per le mani una delle migliori trilogie cinematografiche di sempre, una che possa entrare tranquillamente nell'Olimpo. Di sicuro la migliore trilogia animata di sempre, perché ragazzi, trovatevi un altro prodotto di animazione che possa tenere il passo con questa roba. Non c'è. La cosa che si avvicina di più per quel che mi riguarda è Il gatto con gli stivali 2, che è stato una bomba incredibile anche quello. Però oltre a questo non c'è nient'altro che arrivi a questo livello. Questo è alzare l'asticella. Questo significa portare un nuovo standard e dire: regà, oh, vedete come abbiamo fatto noi sto film d'animazione? Ora anche voi dovete cominciare a farli così. Però nessuno lo farà, perché è molto più semplice farli tutti in grafica CGI computerizzata di merda e che sono tutti uguali. Vabbè, sto andando da tutt'altra parte. Ditemi se questo film vi è piaciuto, ditemi se non vi è piaciuto, anche se mi sembra... Cioè, come fa questo film a non piacervi? Però so che il mondo è bello perché è vario e perché abbiamo tutti delle opinioni completamente diverse, ma vi insulterò pesantemente se direte che questo film è brutto, perché è anche così che funziona il mondo e soprattutto internet. Ragazzi, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!